proprio perché il dolore mestruale diventa invalidante e sintomo di una patologia grave qual è l'endometriosi? Sostanzialmente quando i mastociti, che come abbiamo detto sono le nostre forze armate e che modulano il passaggio tra salute e malattia, virano nella loro attività e quando quindi la risposta infiammatoria e il dolore, che ne è l'epifenomeno, virano da un segnale amico, quindi con un dolore nocicettivo che mi dice fa attenzione che c'è un danno in corso, toglilo, a dolore malattia, cioè il dolore neuropatico, che diventa una vera e propria malattia in sé. Se noi adesso pensiamo che una donna che ha un dolore mestruale importante, sotteso quindi molto probabilmente da un'endometriosi, con dei picchi di infiammazione molto rilevanti, va incontro a questo fenomeno 13 volte l'anno, 12-13 volte l'anno, perché tale è il numero di cicli per anno, alla fine avremo, come succede in matematica ma anche in questo modello, un elemento sommatorio che alla fine fa sì che il dolore prenda questo andamento, cioè diventi cronico, perché abbiamo un'infiammazione cronica, un dolore cronico e progressivamente una depressione cronica. Ecco che allora andiamo a vedere le ricerche più recenti sui mastociti, perché giustamente dobbiamo sempre fare dei corsi molto rigorosi dal punto di vista dell'evidenza e dell'evidenza possibilmente più recente. Questo a me piacciono alcuni di questi articoli che ho selezionato anche perché i titoli sono molto emblematici. Per esempio questi mastociti versatile gatekeepers of pain, questi grandi controllori di porta, questi custodi che a seconda di come si comportano aprono le porte del dolore o le richiudono e a seconda della loro attività vanno a stimolare i nocicettori che poi informano il cervello. E ancora, i mastociti, i meccanismi della nocicezione mediati dal mastocite, voi vedete che questa, che è una rivista Molecular Sciences, quindi una rivista che va a vedere i denominatori comuni delle scienze molecolari che sottendono poi i grandi paradigmi della medicina, mette l'endometriosi tra le patologie leader sottese da una iperattività mastocitaria. E ancora, fantastica questo titolo, i granuli secretori del mastocita, armati per la battaglia. Quindi veramente le nostre forze armate che fanno delle cose molto interessanti. Guardate qua, innanzitutto abbiamo un interessamento dei vasi linfatici. Le proteasi, le triptasi vanno ad agire a livello tessutale, le citochine infiammatorie vanno poi ad agire sul cervello, ma a me piace adesso farvi osservare la grande attivazione mediata dai mastociti sui fibroblasti. Che cosa significa questo? Significa che quando il mastocita mi dà una iperattività del fibroblasta, che è il grande operaio che costruisce collagene, elastina, mucopolisaccaridi, ma che va anche a riparare i danni dei tessuti, ma attenzione, come me li ripara? Se io ho una direzione dell'ingegneria riparativa, potremmo dire adeguata, vado a ripristinare la citoarchitettura del tessuto, cioè l'architettura strutturale precisa di quell'organo in tessuto. Se invece ho un'iperattività del fibroblasta, questo produce collagene in maniera caotica e mi dà le famose aderenze, che sono molto frequenti nell'endometriosi, ma non solo dopo un intervento chirurgico, ma proprio come conseguenza di una distruzione tessutale che non è più seguita da una riparazione adeguata della citoarchitettura. Quindi è molto interessante perché questi armati per la battaglia ci fa vedere una battaglia che può finire per essere distruttiva e non difensiva, e che proprio nella declinazione dei diversi effettori ci spiega perché poi noi andiamo a vedere alcune conseguenze rispetto ad altre. E in effetti, altro articolo affascinante, i mastociti sono strumentali per le malattie fibrotiche? E qua vediamo proprio le parole chiave che ho appena usato. Il mastocita che va ad attivare il miofibroblasta, scusate, con
proliferazione, deposizione di collagene, fibrosi, distruzione tessutale. E quindi una fibrosi che vediamo per esempio nel polmone, ma vediamo anche a livello addominale tutte le volte che abbiamo infiammazioni di questo tipo. Come possiamo ridurre il dolore associato alla mestruazione e all'endometriosi? Adesso vediamo le due strategie che sono già molto logiche se seguiamo la fisiopatologia dell'infiammazione. Da un lato, io insisto sempre con tutte le mie pazienti e in primis dedico solo una parola perché non è l'oggetto della presentazione di oggi, ma è fondamentale avere stili di vita sani, rispettare innanzitutto un'alimentazione adeguata, quindi senza eccessi calorici, senza eccessi di lieviti, di zuccheri, che ci consenta quindi di mantenere un normo peso. Fondamentale l'attività fisica quotidiana, io raccomando un'ora di movimento fisico, camminare, che non costa nulla, molto democratico, bassissimo tasso di rischi di incidenti e benefico su moltissimi parametri della salute. Basti dire che la velocità del passo, questo è un articolo pubblicato su JAMA, correla con la longevità in salute a tutte le età e ancora che la forza del quadricipite correla con la qualità della performance mentale, giusto per dire due parametri molto importanti per l'esercizio fisico. E ancora rispettare la qualità del sonno, che è essenziale, che invece noi vediamo molto ridotta nella società contemporanea, in particolare nelle donne che, di nuovo una differenza di genere, devono seguire troppi fronti, la famiglia, il lavoro, i bambini, la casa, e quindi finiscono per rubare ore al sonno, ma questa carenza cronica è fortemente pro-infiammatoria e questa è un'altra differenza di genere su cui riflettere. E ancora, accanto al sonno, accanto alla qualità dell'alimentazione, accanto al movimento fisico e al normopeso, grande attenzione all'alcol, in netto aumento nei consumi tra le donne, netta attenzione al fumo, in aumento tra le donne, anche le droghe più o meno leggere, ecco che allora vediamo che una serie di fattori pro-infiammatori possono peggiorare la vulnerabilità della donna poi anche alle conseguenze del ciclo e delle infiammazioni associate al ciclo. Quindi sempre fondamentale partire da un'anamnesi accurata sugli stili di vita e raccomandare le modificazioni adeguate se si vogliono fare delle terapie degne del nome. Detto questo, dobbiamo personalizzare la terapia e quindi se è chiaro che la mestruazione quanto più vira da un fenomeno infiammatorio fisiologico a un fenomeno infiammatorio eccessivo, porta con sé al traino una serie di altre patologie specialistiche, loco-regionali, distrettuali, è chiaro che noi dovremmo agire sui due fronti di modulazione mastocitaria, ridurre i fattori di incendio e quindi ridurre il fuoco biochimico con terapie ormonali personalizzate, adeguate all'età della donna, ai suoi obiettivi riproduttivi, procreativi, ai suoi obiettivi di vita, e poi ridurre la degranulazione mastocitaria, una molecola che sta presentando in letteratura dei dati molto interessanti, è la palmitoile etanolamide ultramicronizzata. Quindi andremo a ridurre gli agonisti con contraccettivi i più diversi, il concetto importante è ridurre l'intervallo libero o possibilmente eliminarlo, oppure usare dei progestinici in continua per le ragioni che abbiamo detto. E dall'altro, come ho appena sottolineato, stabilizzare il mastocita, ridurre quella massiccia degranulazione nei tessuti per ridurre proprio l'infiammazione.